Sono dati ancora inquietanti quelli che emergono con chiarezza in Emilia-Romagna nella più recente indagine illustrata dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Veg Engineering di Mestre, illustrati al convegno Rischio Elettrico tenutosi a Bologna con la partecipazione del procuratore Raffaele Guariniello. Dottor Guariniello, qual è lo stato dell'arte per quel che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle aziende? Ma c'è un dato preoccupante da cui dobbiamo partire, cioè che quest'anno, l'ultimo anno, 2015, si è invertita la tendenza, nel senso che gli infortuni mortali diminuivano via via, invece nel 2015 sono aumentati di circa il 16%. Ora, questo è un dato che deve farci riflettere, ma deve far riflettere soprattutto gli organi di governo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del Lavoro, che non si può continuare a fare interventi in materia di sicurezza sul lavoro del tipo di quelli che sono stati fatti con i decreti che attuano il Jobs Act, cioè sono decreti che affrontano problemi assolutamente marginali e non affrontano invece problemi di grande momento, la cui soluzione è impellente per far andare avanti la sicurezza sul lavoro. Una mappatura dettagliata sull'emergenza sulle morti sul lavoro che non può restare in silenzio. Per questo Veg Engineering con il progetto Lavora Sicuro dal 2014 organizza seminari gratuiti e convegni in tutta Italia per la diffusione della sicurezza del lavoratore. Ingegner Cristian Masiero, lei è responsabile della sicurezza e relativamente al rischio elettrico, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che in base a quanto prevede il decreto legislativo 81 il datore di lavoro è tenuto a effettuare questa valutazione del rischio elettrico, le aziende cominciano a effettuare queste valutazioni anche se poi facendo i sopralluoghi, le consulenze, si vede che c'è ancora carenza di gestione di questo rischio. E quindi ovviamente la nostra attività è quella di supportare le aziende per effettuare una corretta valutazione del rischio e quindi dare anche strumenti, procedure di lavoro per poter appunto gestire questo rischio. È Bologna a contare il maggior numero di decessi in regione con 20 infortuni mortali, seguita da Ravenna con 17, Reggio Emilia con 16, Ferrara con 10 vittime, Parma con 9 decessi, Piacenza, Forlì e Cesena con 6 vittime rilevate in occasione di lavoro, infine Rimini con 2 vittime registrate. Responsabilità penali rilevanti per quel che riguarda i datori di lavoro, quindi gli imprenditori, le aziende, le società in caso di incidenti e di infortuni. Qual è la responsabilità e in capo a chi? La legislazione in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ha subito negli anni una forte evoluzione e si è passati dal cosiddetto modello iperprotettivo, per cui era solo responsabile, sempre solo il datore di lavoro, cioè l'imprenditore, e tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro posizione, attendevano sicurezza così come fossero esclusivamente debitori di sicurezza. Adesso invece si è passati con la nuova legislazione a un sistema collaborativo, per cui accanto al datore di lavoro, l'imprenditore, ci sono una serie di altre figure che sono altrettanto responsabili, come possono essere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che è proprio un ruolo aziendale specificatamente identificato, non necessariamente un dirigente ma comunque un soggetto particolarmente competente, che ha un ruolo collaborativo con il datore di lavoro e quindi anche lui ha una profonda responsabilità penale.